La voce di Roma. Gente comune con Luca Bedini. Eccoci qui su Radio Roma Television, una nuova stagione della Voce di Roma, trasmissione di prossimità, di territorio, ovviamente vicino alla gente comune. Però prima di partire con questa nuova puntata e questa nuova avventura voglio ringraziare il gruppo Amici e Amici Network, soprattutto Andrea Amici, un giovane con una grande lungimiranza e una grande voglia di fare. Visto che spesso i cervelli sono in fuga dall'Italia, molti giovani stanno andando proprio via nella loro eccellenza, noi vogliamo puntare proprio su questo. Quindi il cambiamento della Voce di Roma, della stagione ovviamente televisiva, di canale televisivo, è proprio per questo motivo. Quindi un grazie Andrea Amici. Però partiamo subito forte per questa puntata molto importante, perché Roma ancora una volta sta dimostrando di essere ostaggio della criminalità. Spesso si dice anche a Roma c'è la mafia, no, a Roma c'è la mafia, molto chiaro il concetto. Oggi purtroppo parleremo di Torbella Monaca insieme al presidente Nicola Franco, benvenuto. Buonasera a voi, grazie. Insieme a Luigi Avveduto, benvenuto. Buonasera. E poi insieme a Freddo Gregorio, benvenuta. Buonasera. E Paolo Ferrara. Ovviamente schieramenti sono Movimento 5 Stelle, Paolo Ferrara, Di Gregorio Azione, Luigi Avveduto Gruppo Misto e Nicola Franco, presidente del Municipio Sesto del Fratelli d'Italia. E abbiamo in collegamento Tiziana Ronzio, benvenuta. Tiziana, abbiamo qualche problema col collegamento, però andiamo avanti subito con Nicola Franco. Insomma, cosa accade, cosa succede a Torbella Monaca? C'è la mafia, la criminalità, la camorra, no? È proprio troppo presente. Quindi lo Stato cosa deve fare? Deve mettere l'esercito? Come si abbatte questo tipo di criminalità nel tuo quartiere, ma anche negli altri territori di Roma? Nicola Franco. Insomma, credo quello che è accaduto in queste ultime settimane, perché non è soltanto quello che è accaduto ieri, è l'ultimo fatto. Però credo quello che sta accadendo su quel territorio, ma che è sempre accaduto, perché poi bisogna dire la verità, queste non sono cose sporadiche che nascono oggi. Però è un brutto segnale, perché quando si arriva ad aggredire, a fare una sorta di attentato ad un prete, quando, come è successo sabato... Parliamo di Don Coluccio, ovviamente. Sì, a Don Antonio Coluccio. Quando accade quello che è accaduto sabato, dove praticamente una donna che era lì a fare il volontariato, quindi Maricetta Tirrito, gli si lancia una bottiglia piena contro. Ieri alle 16:30, davanti a un parco giochi, ma in pieno pomeriggio, un bar pieno di gente, si spara per uccidere. È logico che la misura è colma, quindi abbiamo raggiunto. Però chiaramente al ministro degli interni, a Piantedosi, ovviamente anche ai ministri passati, no? Ormai si è capito che Roma è dilagante la criminalità, perché si ammazzano veramente ogni giorno in qualsiasi quartiere di Roma, da Ostia, dove abita Paolo Ferrara, Prima Valle, insomma le zone di spaccio più importanti, ma anche poi al centro storico di Roma, perché anche lì non è che non ci sia criminalità, perché vanno proprio lì a spacciare, no? Come si combatte questa situazione, Nicola Franco? Ci sono alcune sacche e quindi alcune zone dove lì è un po' più esatto, forte. Esatto, Via Valle, Torbella Monaca e San Basilio, no? Parliamo di questi quartieri di Roma. Non per fare sempre le solite frasi, però Parioli, Trieste, Salario, ci sarà criminalità, ma non ai livelli di Ostia insomma, e Torbella Monaca. Lì ci sono veramente dei gran criminali dove all'interno ci sono cognomi pesanti, vicini alla camorra, vicini alla mafia, alla 'ndrangheta, quindi non possiamo negarlo, anche perché c'è un rapporto della DIA che lo dice, che esempio a Torbella Monaca ci sono 14 clan mafiosi, esatto, dove operano e si spartiscono le piazze. Vediamo. Io credo che... Scusa, ti interrompo Nicola, ma c'è Tiziana Ronzio, è pronto il collegamento? Sì, perché proprio lei... Ci sei Tiziana? Ci sei Tiziana? Sì, buonasera. So le battaglie che stai facendo per Torbella Monaca, insomma, per questa tua associazione che vuole proprio ripulire il quartiere, perché poi parliamoci chiari, a Torbella Monaca ci sono molte persone per bene e che vogliono andare a testa alta. Tiziana Ronzio, come si può abbattere questo sistema di criminalità nel vostro quartiere? Prego Tiziana. Intanto prendendo atto che non è più un problema soltanto di piccoli spacciatori, il problema è che a Torbella Monaca c'è la mafia. Io lo dico da anni, ma lo diciamo un po' tutti, e abbiamo sempre pensato che la cosa si potesse risolvere così, facendo finta quasi di niente, ma aver permesso negli anni agli spacciatori di stare sotto i palazzi è un segno che lo Stato non c'era, e quindi la gente ha cominciato a chiudersi. Ribellarsi a questo è stato sempre più difficile, fino ad arrivare al punto che in mano il territorio è passato a queste persone. Adesso a Torbella Monaca non è soltanto la mafia italiana, c'è anche questa mafia che a mio avviso straniera, grebbina, perché noi siamo invasi da stranieri. Magrebino o albanese? Cosa intende? Siamo zio. Magrebini. Nordafricani, sì. E scusate se sto distratta, ma pure oggi, ecco, ci siamo lasciati pure poco fa con Nicola Franco, con Don Coluccia, con Maricetta, perché comunque a Torbella Monaca, come forse anche agli altri quartieri, io posso parlare del mio perché vivo il mio.
Il problema è veramente serio. Ormai questi vanno in giro con questi machete, non hanno rispetto neanche per le forze dell'ordine, neanche per le donne e i bambini. Quindi negare questa cosa ha fatto prendere proprio piede alla malavita. Adesso tornare indietro è difficile perché recuperare anni di abbandono non si recuperano in 2 giorni. Anche l'omicidio di ieri è stato pesante. Noi l'abbiamo percepito dalle 2 del pomeriggio. Io parlavo con una persona al telefono perché stavamo parlando per cercare di aprire anche altri sportelli nell'associazione. Gli ho detto: guarda, scusa, fermo un attimo, devo fare una cosa, perché vedevo che c'era questo via vai di gente che litigava. E mentre parlavo con lui, ho detto: guarda, fra un po' ci sarà il morto. Lui mi fa: ma perché pensi questo? Perché io lo vivo, perché io il territorio lo vivo, perché sto in mezzo alla strada, io sto in mezzo alla gente. Certo. Ormai il mio non è più un ruolo di presidente, quasi demissionaria, perché sto in mezzo alla strada tutto il giorno. È Quindi stata quasi io investita percepisco. l'altra volta insieme a Don Colucci, era a fianco proprio di Don Colucci quando c'è stato quel ragazzo in moto che ha cercato di investirlo, era di fianco? Era nei pressi? C'eravamo appena lasciati e gli avevo detto: Don Antonio, stasera stai attento. Infatti, questo ce lo siamo ripetuto e ce lo ripetiamo in continuazione. Perché gli ho detto: guarda, stasera è aria brutta. Quando tu stai in mezzo alla gente, a parte ti arrivano confidenze, ti arrivano sensazioni, ti arriva anche il semplice malumore. Noi per tanti anni abbiamo come sciolto i cani, sono tutti liberi di poter fare quello che gli pare. E il degrado è stato anche un'altra botta forte, perché permette alla gente di diventare brutta dentro di sé, non si ribella più. Certo. E Quindi lei quando tu pensa ti che sia ribelli. importante l'esercito presente nel territorio per un controllo sempre fisso dello Stato o questi blitz hanno poi un risvolto positivo per voi cittadini onesti? Esatto, per me non è tanto l'esercito quanto la presenza fissa delle forze dell'ordine. Allora, sono giorni che noi vediamo polizia, finanza, carabinieri, polizia Roma Capitale, perché ci sono degli eventi oppure dei blitz, e questo fa sì che la gente diventa o più attenta per quello che fa o diventa libera, perché oggi abbiamo visto da stamattina un riscontro di persone per bene che vogliono vivere il loro quartiere per bene. Io a un certo punto gli ho detto, avevo a fianco il colonnello Raucci, il capitano, c'era, levando tutte le altre persone della scorta, c'avevamo Don Coluccia, e gli ho detto: vedi Don Coluccia, adesso la gente, noi stavamo camminando verso le scuole, abbiamo fatto proprio una passeggiata. Io ho detto: questa cosa, guarda quanto emoziona vedere le persone che ti salutano, ti incontrano, si fermano. Noi è un anno e mezzo che facciamo questo, non era mai successo. Sono da quando è stato investito, da quando poi è stata ferita Maricetta, che noi abbiamo fatto più assiduamente queste passeggiate. E gli ho detto: guarda quanta gente si sta aprendo, quanta gente ti ringrazia, che ti saluta, si ferma con le macchine. Vuol dire che stanno riconoscendo in te quella speranza veramente vera di risveglio. Vedere le forze dell'ordine far vedere che lo Stato c'è, ed è stato molto bello. Molto E importante, molto soprattutto importante. veramente. La fermo un secondo, però vado subito. Nicola Franco, prego. Voglio soltanto Sì. aggiungere quello che dice Tiziana, perché noi è un anno e mezzo appunto che facciamo queste passeggiate della legalità. Questo è il nome che Certo. avevamo dato con Don Coluccia, con Tiziana. E, diciamo, i primi tempi c'era gente che ci chiudeva le finestre in faccia, c'era gente che si allontanava quando vedeva che noi arrivavamo. Ti devo dire che dopo quell'incidente, come ha detto bene Tiziana, è cambiato, sono cambiati i sentimenti. Oggi c'è gente che si avvicina, c'è gente che trova il coraggio di stare con noi. Approfitto perché domani Certo, faccio assolutamente. l'invito anche a tutti gli amici ospiti. Noi domani mattina dalle ore 9 faremo le carovane della legalità e sicurezza, dove appunto è aperta a tutti i cittadini, abbiamo coinvolto i comitati, Molto bene. perché il decoro e la sicurezza devono camminare insieme. Purtroppo noi come amministrazione ci prendiamo le responsabilità tutti, È perché chiaro, è sono chiaro. stati decenni che l'abbiamo abbandonati, e quindi noi domani con i cittadini, quindi con la parte buona, puliremo, cioè, le strade, saremo presenti, ma quella presenza farà sì che per 1 ora, 2 ore, 5 ore noi bloccheremo quelle Certo. piazze dello spaccio. Con noi ci saranno Quindi mi anche le forze raccomando, dell'ordine. cittadini romani, tutti i cittadini di Roma dovrebbero partecipare a questa manifestazione perché dobbiamo dare A l'impulso Torbella Monaco. alla legalità. Però vado proprio
proprio da Luigi Avveduto, che oltre a essere un politico è anche insomma, esponente dei sindacati, del sindacato dei carabinieri nazionale, no? Luigi, io quando c'è stato il Covid andavo in radio a lavorare e ho visto una marea di carabinieri ovunque. Perché non si può mettere questo tipo di situazione nella città di Roma, soprattutto nei quartieri più delicati, come parliamo di Torbella Monaca, come parliamo di San Basilio e ovviamente parliamo anche di Prima Valle e di altri quartieri. Prego Luigi Avveduto. Grazie Luca, di nuovo buonasera a tutti i telespettatori e ovviamente alla redazione, a te Luca che conduci da sempre con molta passione questa trasmissione della Voce di Roma. Permettimi di esprimere tutta la mia solidarietà a Don Antonio Coluccia, che conosciamo bene. Io con Don Antonio passavo le mie serate fino all'inizio della pandemia, dove lo conosco veramente bene e conosco lo spessore dell'uomo e del sacerdote, soprattutto conosco la sua non paura di combattere. Infatti lui non si è impaurito, si è semplicemente, ecco, non si sono resi conto che lui si è, diciamo, rinforzato dopo questi fatti. Il presidente Nicola Franco mi deve consentire anche di esprimere un mio pensiero di vicinanza perché, nei suoi confronti, perché fare il presidente di un municipio così tanto delicato come quello di Torbella Monaca, beh, sfido chiunque, io non so se fossi all'altezza di farlo. Veramente mi complimento con te. Poi due altri sentimenti di solidarietà vanno alle forze dell'ordine, ai miei colleghi di tutti i corpi, perché guarda Luca, noi ogni giorno, dico noi, veniamo aggrediti da un capo all'altro del paese, abbiamo decine di aggressioni alle forze dell'ordine, però i giornali ne parlano molto poco. E l'ultimo pensiero di solidarietà, e concludo, va a tutti i cittadini onesti del sesto municipio. Adesso voglio un attimo entrare nel merito del discorso. Il problema non è, ma non perché io sia un sindacalista nazionale dell'Arma dei Carabinieri, che voglio difendere le forze dell'ordine, lo dico veramente, parlo da uomo, da cittadino. Il problema non è delle forze dell'ordine, non è da attribuire alle forze dell'ordine, perché a Roma, se chiami il 112, nel giro di 3-4 minuti arriva una barra due pattuglie. Forse nel meridione è cosa ben differente. A Roma questo non accade. A Roma le presenze delle forze dell'ordine, la presenza delle forze dell'ordine è sentita, è costante, è immediata. Il problema è culturale, è quando una certa politica buonista, perché tutto parte da lì, tutto è lì il problema, da ricondurre nell'aspetto culturale. Quando una politica buonista, purtroppo diciamocelo, di sinistra, ti dice che tutto è permesso nel nome dell'elasticismo Sì. mentale, tutto è concesso al cittadino e nessuno paga, nessuno paga, se tu sbagli non paghi. Se uno Stato non dice ai propri cittadini guarda che se Questo è sbagli uno dei paghi, giudici della magistratura sta parlando adesso, ci sto lei. arrivando. Ok. Infatti, Luca, io rispetto tutti gli apparati dello Stato, sono un Sì. uomo istituzionale, attenzione, non vorrei essere frainteso, io indosso una divisa. Non sono un sovversivo, attenzione, rispetto l'organo della magistratura, però una certa fetta della magistratura, dobbiamo avere il coraggio delle idee, dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Io so che posso essere anche passibile di qualche procedimento disciplinare nell'ambito del mio lavoro, ma i superiori non me ne vorranno per la verità, perché nel nome della verità dobbiamo dire le cose come stanno. Il problema è che una certa magistratura in questo paese, di cui tutti abbiamo paura, tutti abbiamo paura, soprattutto noi che indossiamo una divisa, nel nome di alcune leggi anche sbagliate, libera con molta facilità Nel senso anche Capitan questi Coluccia, no? delinquenti perché tali sono. Esatto. E allora noi andremo semplicemente da male in peggio. E chi ne paga le conseguenze? E concludo, purtroppo sono i cittadini più fragili della nostra Molto chiaro, nazione. molto chiaro. Allora siamo anche agli atti di E studio sono i perché cittadini la... onesti e le Molto forze dell'ordine. chiaro, Luigi Avveduto. Flavio De Gregorio, ovviamente questi blitz, le forze dell'ordine e poi chiaramente anche un politico come Nicola Franco che penso che non si senta anche un po' solo in questa battaglia perché poi intorno a lui, insomma, c'è tanto da fare. Prego, Flavio De Gregorio. Sì, intanto insomma appunto la mia solidarietà a Don Coluccia e anche insomma al Presidente Franco perché sono comunque territori molto complicati. Io sono d'accordo che in realtà bisogna invece riportare un sistema all'interno di questi territori. Per troppo tempo sono stati abbandonati, è stato detto benissimo prima di me, anche appunto dalle altre testimonianze, e il punto centrale è proprio quello del sistema. Cioè noi dobbiamo far vedere che lo Stato è in quei territori, che i cittadini non devono avere paura, proprio le...
anche le parole di Don Coluccia, che ha detto ci sono tanti cittadini a Tor Bella Monaca che sono brave persone, cioè quello Certo. il problema, e sono soprattutto e sono la maggioranza delle persone che vive lì. Però giustamente, e io in questo credo che sia umano, hanno paura, perché poi quando sono le persone prepotenti, quando sono le persone, c'è la legge del più forte, quindi il West, e non c'è uno Stato che si presenta, come diceva Giovanni Falcone, la mafia è lo Stato dove lo Stato non c'è. E quindi il tema è riportare esattamente lo Stato in quei territori, far vedere che invece c'è un sistema che regge ed è un sistema fatto dalla sicurezza che appunto è in mano al governo, ma anche il comune, ma anche il municipio, e quindi benissimo le Una iniziative. sinergia tra, no, Una tra. sinergia per tutti quanti, e fare una Esatto. cabina di regia che faccia vedere: no, tu, anche se sei prepotente, non vincerai su di noi, perché lo Stato è più forte e noi ti siamo vicini. E questo va fatto a Tor Bella Monaca, va fatto a Ostia, va fatto a San Basilio, al Quarticciolo, Quarticciolo. e va fatto purtroppo anche in altri punti di spaccio che noi sappiamo perfettamente dove sono, dove ci sono molti ragazzi e studenti, dove poi alla fine, diciamo, è la filiera finale, no? Dove arriva poi tutto quanto, e quindi andare a minare queste cose, a mio avviso, è molto importante. Bisogna far vedere che lo Stato c'è, perché finché noi questa cosa non la faremo, avremo un problema che andrà, non sarà solo il blitz, diciamo, istantaneo, ma va fatta qualcosa che vada giorno per giorno a sminare un sistema che purtroppo a Roma si è molto, diciamo, sempre peggiorato. E quindi questo è il tema, giorno per giorno stare lì. Quindi ci vogliono più controlli, vado da Paolo Ferrara ovviamente, perché insomma appartiene qua al quadrante di Ostia. Negli ultimi periodi anche Ostia non ha avuto un periodo facile, insomma da qualche anno se ne parla delle mafie, di locali che saltano per aria, però il concetto di fondo è che oggi Roma è la città dove si spaccia di più di Napoli, più di Milano. Quindi oggi ci annoveriamo, questo record è negativo, perché è proprio l'assenza dello Stato in questi quartieri. È così Paolo Ferrara? Beh, i dati sono molto preoccupanti. Guardavo quelli del Sole 24 Ore in merito alla qualità della vita delle città, e Roma, non è solo Roma, anche Milano ha le sue problematiche, è quarta in Italia per alcuni aspetti di indice di criminalità. Poi, se andiamo nello specifico sui furti e alcune situazioni, è sicuramente nel gradino più alto sul podio. Però detto questo, io vado anche un po' contro tendenza, Luca, perché è vero, sono necessarie le forze dell'ordine, però non si può puntare solo sulla militarizzazione dei territori. Sono importanti. Alemanno chiamava l'esercito, Gualtieri si siede al tavolo con il prefetto e continua a chiedere forze dell'ordine. Hai citato Falcone. Falcone diceva anche che si può essere mafiosi senza essere criminali. Per cui c'è un discorso anche di mentalità, di cultura, di società che deve essere in qualche modo rivalutata all'interno di quei territori che hanno problematiche immense e vanno aiutati. Però poi, dall'altra parte, abbiamo 16 miliardi del PNRR che vengono gettati al vento in questo momento dal governo, e in questi 16 miliardi ce ne erano 6 destinati alle scuole, più maestre, più professori che sono stati persi. E andavano anche nelle periferie romane, lasciatemelo dire questo. Ecco, se noi non pensiamo di riqualificare quei territori e farli rivivere, non bastano le forze dell'ordine, perché mandi via un criminale e poi ne arriva un altro. Allora, va bene chiamare la polizia, va bene mettere l'esercito, va bene mettere dove c'è necessità i carabinieri, ma bisogna fare investimenti su quei territori, qualificare le periferie, creare parchi giochi, fare in modo che quei ragazzi, così come è successo ad Ostia, dove avevano la palestra degli Spada, te lo ricordi, che era come un ammortizzatore sociale in quel territorio a Nuova Ostia. Noi abbiamo realizzato un nuovo skate park, che a ottobre ci saranno i campionati del mondo, al posto di quella palestra che è stata naturalmente chiusa dalle forze dell'ordine. A San Basilio, la palestra della legalità, che è stata aperta insieme alle Fiamme Oro. Ecco, questi sono importanti, questi atti. Va benissimo, le forze dell'ordine fanno un lavoro immenso, hanno la nostra solidarietà, perché se poi c'è un buco dove non ci sono gli investimenti, dentro questo buco ci si infilano o i preti, che sono degli eroi, come Don Coluccia, oppure la criminalità continua a fermentare senza che nessuno gli dica nulla. Io credo che gli investimenti sono importanti. Devo dire che in questo momento, lasciamelo dire Luca, a Roma, nello specifico, vedo molta centralità, tutto centro storico in questo Certo, momento, qualcosa si sta eventi, guardando poco delle ecco, periferie, poi nelle insomma, questo è periferie ci sono il senso. pochi investimenti nelle periferie, lo deve fare il governo, lo deve fare la regione, ma lo deve fare anche il comune, Però il per cui governo ha detto che ha investito molti soldi sul PNRR e sulle scuole, però la ha perso conferenza 16 stampa che miliardi di c'è stata qualche euro, giorno fa. 16 miliardi di euro sono stati persi in questo Lui momento. dice che ne ha messi di 6 più, miliardi erano diceva. destinati alle scuole nelle periferie, alle qualificazioni delle periferie, per cui anche loro, voglio dire, in questo momento, voglio dire, hanno anche delle responsabilità Certo. verso la riqualificazione di questi
questi luoghi, che secondo me sono fondamentali per cambiare la cultura, partendo anche dalle scuole naturalmente. Però torno da Tiziana Ronzio, insomma, le parole di studio, lei ovviamente è una cittadina che combatte, diciamo, da sola, poi accompagnata da Nicola Franco, che è un grande presidente, insomma, io lo conosco perfettamente, l'ho vado a trovare qualche volta, sono andato a trovarlo e vedo la situazione che vive. Qual è la soluzione, secondo lei, da cittadino? Può fare anche un appello, ovviamente, sia a Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ma anche al nostro Ministro degli Interni, Piantedosi, per risolvere il problema di Torbella Monaca per le persone oneste come lei. Prego. Allora, dirlo in 5 secondi è un po' difficile. Nel senso che io ho visto in questi giorni, levando gli anni che abbiamo fatto associazionismo, quello che ci ha unito in questo periodo è questo, diciamo, collaborazione. È stata fondamentale, nel senso, noi come associazione Don Coluccia, con la sua presenza, poi c'è Nicola Franco, c'è Maricetta, ci sono, io dico, i carabinieri, sembra quasi come a preferenza, non è assolutamente così, ma per negli anni noi abbiamo costruito questo percorso insieme a loro, quindi mi rivolgo, diciamo, più a loro, perché è questo che in questi anni è successo. Però questo modo di fare, di essere subito uno partecipe con l'altro, ci ha permesso di risolvere tante situazioni, ma soprattutto perché innanzitutto siamo partiti su una linea, la legalità, questa parola che a volte è sulla bocca di tutti, ma poi in realtà poco applicata. Quando si parla di legalità, sì, nelle zone popolari come Torbella Monaca, che l'85% sono quasi tutta di edilizia popolare o comunale o regionale, nessuno ha il coraggio di dire che vanno censite le famiglie. Sembra come se uno lo ripeta a cantilena perché vuole che le famiglie vengano o buttate fuori o altro, ma in questo luogo non si sa chi c'è veramente dentro le case, e non saperlo purtroppo nasconde dei criminali. E se non si parte da lì non si risolve il problema, anche perché molte persone che non gli interessa il luogo dove abitano non se ne prendono cura, e non prendendosi cura del proprio spazio creano disagio, degrado, dove si nasconde droga, armi, prostituzione o quant'altro. Per esempio, faccio una domanda, scusi se interrompo. Però Iuri Trombetti, insomma, i quartieri hanno fatto legge sull'occupazione e poi avere residenza all'interno di queste occupazioni, no? Lei che cosa ne pensa? Perché spesso nelle altre trasmissioni ha partecipato e ha detto la sua idea, la propria idea. La può ricordare in questa trasmissione? Certo. Io, per me è stato uno shock quando hanno detto che davano la residenza a tutti. Allora, voglio chiarire che non è il problema della residenza che risolve tutti i problemi. Però se tu dai la residenza vai comunque a, come posso dire, legalizzare qualcosa di illegale, e questo non va bene. Noi abbiamo fatto una lotta per sgomberare le famiglie, soprattutto quelle dei clan, e tutta la campagna elettorale hanno detto questa cosa. Poi io mi sono trovata da lì a qualche mese che invece si diceva tutt'altro. Per me è stata come una delusione, un tradimento. Le case popolari bisogna viverle. Io una cosa che vorrei che facessero tutti a rotazione, di vivere dentro una casa popolare, perché lì si renderebbero veramente conto cosa succede, perché la passeggiata, vieni a vedere, sei scandalizzato, oh madonna mia che schifo fanno, poverini, aiutiamoli. Ma quando tu ci vivi ti rendi conto di quello che succede nelle case popolari, perché dove non ci sono amministratori, dove non c'è un condominio, dove c'è l'assenza o dell'ADER o del comune, perché a volte succede questo, perché nessuno ti risponde, quel disagio tu te lo porti dietro per tanto tempo, e non è semplice. Quando l'ascensore si rompe, o perché lo bloccano perché ci mettono la droga, o quando non ci sono i fondi, o perché lo rompe il delinquente, o perché lo rompe lo stupido, e quello non lo puoi capire. Non lo puoi capire se non ci stai. Quindi le case popolari, secondo me, dovrebbero mettere a disposizione degli appartamenti per far vivere le persone del comune, della regione, delle forze dell'ordine, poracci che fanno un lavoro eccezionale. E bene.
Tutte Molto bene, Tiziana, ti dobbiamo salutare perché il tempo sta finendo per questo blocco e ti ringraziamo per quello che fai. Pettor Piubella, il presidente dell'associazione che cura il quartiere, lo ripulisce insomma, e cerca di pulirlo sia in maniera ovviamente di sporcizia, ma anche dal degrado umano, perché insomma di spacciatori purtroppo ce ne sono tanti, di situazioni purtroppo di degrado è proprio ampia la zona di Torbella Monaca, ma speriamo che con Nicola Franco e con te possa sicuramente migliorare questo territorio. Però prima di andare in pubblicità lancio la nostra nuova attrice comica, la nostra nuova satira all'interno di questa trasmissione con Francesca La Spina. Non va bene, cioè, alcol senza regole, e che se sa, picco di furti in città, un'altra novità d'agosto, picco di scippi a Roma, un'altra novità. Dai, Gesù. Cade dal quinto piano e Cesare. Ma che se scrivono ste cose? Non ci siamo più abituati. Dentro di noi, ormai in fondo siamo tutti un po' criminali. Leggere le notizie belle non ci interessa più. Sa, dovete scrivere, scrivetela fatta bene, anche perché insomma, voglio dire, notizie ci stanno. E che ne è un'altra? Questa è una notizia! Questa è una notizia! Ladro esce da appartamento dopo averlo derubato, viene accoltellato e derubato in fin di vita. Questo fa capire che ormai è qua, in questo mondo la crisi non c'è e ci sono anche delle agevolazioni. Una mia amica, per esempio, l'altra settimana è andata al centro a comprarsi una borsa, è stata scippata. Ma 2 settimane prima gli hanno fatta la macchina e 2 settimane prima ancora gli hanno fatta l'appartamento. Infatti, abbiamo detto, te non devi andare dai carabinieri, devi andare all'Urdo a chiedere una grazia. Ma al di là di questo, lei che fa? Si compra un cane, investe 5.000 euro. Sapete che è successo? Sono arrivati i ladri, gli hanno rubato il cane. Sono rivenuto a 7, quindi di che stiamo a parlare? Signori, ormai dentro di noi siamo tutti un po' criminali. Io mi vesto e mi preparo perché devo andare a fare la spesa. Anche perché ormai in cassa stanno col passamontagna visti i prezzi. È vero, i soldi non fanno la felicità. Voi datemeli che io mi compro qualcos'altro. Alla prossima. La voce di Roma. Gente comune. Con Luca Bedini. La voce di Roma. Gente comune. Con Luca Bedini. Eccoci qui, nuovo studio. Ovviamente abbiamo parlato di quello che è accaduto a Torbella Monaca, quello che accade in città a Roma, nei confronti della criminalità e di tante cose che non funzionano in questo momento in Italia, ma soprattutto nella nostra amata città Roma. Però cambiamo argomento, andiamo su un altro argomento molto importante per i cittadini che vanno a fare la spesa, l'aumento impressionante della benzina di questi giorni. Su questo ovviamente discorso e di questa inflazione che aumenta in maniera impressionante abbiamo un contributo. Salve, le posso essere d'aiuto? In realtà cercavo il benzinaio. Sono io. Come posso esserle utile? Come lo vuole? Fisso o variabile? Che cosa, scusi? Dico il pieno come lo vuole? Col tasso fisso o il tasso variabile? Ah, perché la finanziate pure? Certo, finanziamento decennale, ventennale, anche con maxi rata finale. Senta, ma la qualità è buona. La migliore qualità! Lei ce l'ha 50 euro? Sì, ce l'ho. E me le dia. Tenga. Adesso le faccio fare un assaggino, eh? Ah, ecco qui, 50 euro... Una goccetta, ma buona! Con un piccolo sovrapprezzo le faccio anche un tagliere dei formaggi e tartufo. Lo sente quel retrogusto? Sì, lo sento. E quello è il tannino. È stata invecchiata in botti in rovere. E quell'altro retrogusto? Anche questo sento. E quelli sono i mirtilli, frutti del bocco. Ma io sento un altro sapore forte sotto. E quello è il retrogusto d'inculata. Ma devi vedere, più passano i giorni, più è forte questo retrogusto. In effetti questo si sente proprio tanto tanto. Ma ancora devi vedere, eh? Eccoci qua, far ridere Sergio Zuffrida, il nostro compagno di viaggio in questa trasmissione, insieme a Francesca La Spina, ci accompagna in questo viaggio di questa trasmissione fino al 30 luglio. Però ovviamente stiamo ridendo di una cosa drammatica, Paolo Ferrara. Beh, assolutamente sì. Diciamo che mi viene in mente, me lo devi far dire questo, quando la Meloni in campagna elettorale diceva che avrebbe abbattuto e tagliato le accise. Così non è stato, anzi stiamo vedendo che la benzina continua a aumentare, le accise non sono state toccate. È chiaro che su questo serve un intervento del governo che non c'è stato, perché naturalmente questo poi va a pesare su tutto quello che al mercato costano di più le verdure, i supermercati costano di più la pasta, per cui voglio dire, siamo noi che paghiamo questo, perché poi sappiamo benissimo che molte merci viaggiano su gomma, per cui
che ne so, speriamo veramente che qualcosa facciano da parte del si governo. Si aspettava qualcosa di più da parte di questo governo di Giorgia Meloni, oppure Giorgia sta Meloni facendo... aveva detto che ha fatto una campagna elettorale sulle accise della benzina con tanto di video, ce lo ricordiamo, dove è andata la pompa della benzina e ci ha fatto vedere e ci ha mostrato quanto pagavamo di accise, dicendo che andavano abbattute e tagliate. Voglio dire, una delle promesse che non sono state mantenute non è l'unica. Io mi domando in questo momento, Luca, lasciamelo dire, cosa penserebbe la Meloni in campagna elettorale della Meloni di oggi? Assolutamente, Flavio De Gregorio. Sì, anch'io sono molto d'accordo su questo, cioè, nel senso, noi abbiamo avuto una serie di promesse che erano state fatte in campagna elettorale e ad oggi purtroppo non vengono rispettate. E l'altro punto naturalmente è anche quello che purtroppo sappiamo, sono gli stipendi degli italiani. Gli stipendi degli italiani restano fissi da 20 anni e quindi noi abbiamo, i prezzi aumentano su tantissimi beni, non solo la benzina, sappiamo che c'è anche un problema di inflazione in generale, con uno stipendio che rimane sempre allo stesso livello. Noi abbiamo fatto una proposta comune per la prima volta, che è quella del salario minimo, che aiuterebbe comunque da questo punto di vista tante fasce deboli che ad oggi hanno un problema sui contratti. E l'altro tema, lasciatemi dire, da sottolineare, è quello dei buoni scuola, perché siamo a settembre, noi abbiamo un problema con il caro libri. I libri di testo sono altissimi, non si possono comprare libri usati perché ogni anno cambiano le edizioni. Esatto. E da questo punto di vista c'è un problema. Oltre 50 euro a famiglia, insomma, al ragazzo ovviamente parliamo. Scuola, abbiamo fatto un'interrogazione e un accesso agli atti per capire sul Comune di Roma come vengono erogati i buoni scuola e quante famiglie effettivamente vengono raggiunte dal buono scuola, ma non è qualcosa di sufficiente. Quindi benzina alta, libri che abbiamo sui ragazzi che devono andare a scuola perché c'è la scuola dell'obbligo, sì. E noi dobbiamo appunto dire che proprio anche nei quartieri più difficoltosi c'è necessità invece di farli arrivare anche oltre, e quindi noi su questo dobbiamo assolutamente avere una forte, forte incentivo. Però purtroppo il taglio del cuneo fiscale che ha fatto Giorgio, io riesco più a fare una cosa strutturale nel tempo che possa poi dare a un dipendente una busta paga più alta. Però sì, un costo della benzina così alto, alla fine, qual è equivalente? Cioè, no, come si risolve il problema qui? Perché il cittadino effettivamente ha grandi problemi adesso. Il tema è proprio questo, che noi non abbiamo risolto il problema. Cioè, il problema è inchiodato su quello che sono i salari. Il tema centrale, la verità che noi ci dobbiamo dire, è che i salari in Italia non crescono. Tant'è vero che tantissime persone che sono nella fascia d'età, quella lavorativa, che sono tra i, diciamo, più o meno 20 e 50, cioè dell'età mia anche, no? Quindi tra i 35, stanno andando all'estero, certo, perché in Italia non possono più permettersi di mantenere, c'è un tema di natalità, sì, cioè non ce lo dobbiamo nascondere, perché? Perché ad oggi i salari non sono sufficienti a fare un bambino, anche con due stipendi non si va alla fine del mese, quindi io credo che ci sia bisogno, e questo al netto di quella che può essere poi la solita bagarra, diciamo, politica, questo, certo, non c'entra nulla, ma è un tema proprio che noi dobbiamo riflettere, perché se dobbiamo aumentare la natalità, dobbiamo appunto affrontare quello che sono dei costi che sono in grande aumento, perché anche legato naturalmente alla guerra in Ucraina, ci sono tantissimi, diciamo, fattori anche internazionali che naturalmente sono sul tavolo. Ecco, bisogna fare un lavoro molto serio e bisogna affrontare la realtà, soprattutto andando ad incidere su quello che sono i salari delle persone che ad oggi soffrono di più. Però quello che diceva Giorgia Meloni, dice che i salari in 10 anni non sono stati mai aumentati, il salario minimo nel PD e nel Movimento 5 Stelle hanno fatto questo provvedimento. Oggi ovviamente le posizioni chiedono proprio questo, no? Come mai c'è un controsenso? Cioè, la politica è sempre solo attaccarsi e non c'è niente di costruttivo in questo momento in Italia? Luigi ha veduto. Sì, Luca, io intanto vorrei far notare e più che altro far ricordare che i poteri forti vogliono mettere in difficoltà la Meloni. Penso che questa situazione è molto chiara. Vorrei un attimo dire, tu ridi, lo so che ti viene da sorridere, io vorrei dire, io invece, a te viene da sorridere. A Bruxelles, e tu mi dici che i poteri forti... A me viene da sorridere, anzi, mi viene da piangere più che da sorridere, quando penso che il tuo partito, il Movimento 5 Stelle, ha regalato i soldi attraverso il reddito di cittadinanza, che forse oggi servirebbero per fare sicuramente qualcosa. Senza soldi in questo momento, scusami, non li spendo. Però andiamo anche a vedere la famiglia, piccola e media impresa, che non riusciva neanche a trovare un ragazzo per lavorare in un bar o in un negozio. Ricordiamoci anche questo. Lei sta parlando del reddito di cittadinanza, diciamo, ovviamente. Prego, sto parlando del reddito di cittadinanza, e sono soldi buttati, come anche il bonus, i vari bonus. Comunque, al di là di questo aspetto, che comunque è un altro discorso, però il cittadino, l'aumento dei tassi, prego. Il cittadino però dice, no? Io prendo 600, 700, 800 euro. Però i vitalizi, poi i benefit parlamentari se ne aumentano sempre e continuamente. Poi parliamo anche al Sorpino, alla sora Camelia, insomma, parliamo a qualcuno del cittadino, del popolo, no? Perché poi dobbiamo rispondere anche ai cittadini. Io ho proprio scritto, no? Su Facebook. Una cosa da ragazza, cioè, sì, io devo dire, ho fatto qualsiasi di mestiere. Il salario che davano quando chiedono il lavoro, che nessuno di noi si sottrae al lavoro, se il lavoro viene sottopagato,
a quel punto diventa un problema di giustizia. Certo, ovvio. Il tema è questo. Certo. Cioè, se giustizia vuoi, sociale. 18 ore, 2 euro l'ora, c'è un problema. Ma se possono buttare i soldi, possono regalare i soldi a chi non fa niente, sta a casa, questo e quando no. gli trovi un lavoro... Ma lo rifiuta, so, cioè, se andassimo in una nazione dove io sono cresciuto, qual è il Belgio, esiste da una vita, io ero piccolino e sono cresciuto con il reddito di cittadinanza, ma è disciplinato in modo diverso, si chiama le chômage in Belgio. Quando ti chiama l'ufficio di collocamento e ti trovi il posto di lavoro e tu lo rifiuti, in automatica perdi il diritto a quello che veniva chiamato lo chômage, qui in Italia, reddito di cittadinanza. Qui il paese delle mani, ce lo dobbiamo dire, non avete disciplinato bene il reddito di cittadinanza. Dopo due volte che ti ho fatto il lavoro, devi anche dare l'onorevole. Non sono esistiti, questo ma lo dobbiamo dire, questo è molto onestà. Faccio un appunto, io penso che voi abbiate adesso la possibilità di cambiare questa cosa, perché il tema centrale l'ha proprio detto. La Meloni già ha dato un segnale di quello che vuole fare. Gli ha tolto i soldi. Una volta, grazie. Il tema centrale che voi avete... esattamente calzato è quello degli uffici di collocamento. Il problema è che ad oggi questi non funzionano e sono disciplinati dalla regione. Quello che fa, cioè quindi le politiche attive inerenti al cercare lavoro sono di natura regionale. Okay. E quindi ad oggi la regione può cambiare questo facendole funzionare. Perché io che ero segnata in ufficio di collocamento per una serie di motivazioni, a me non mi ha mai chiamato nessuno. Okay. Allora il tema è, non è un pro o un contro, è adesso si possono cambiare cose perché la regione può dare dello stesso colore possono lavorare insieme. A questo punto possono lavorare su questo per tema. Per cambiare questa situazione. Luigi Abito, e poi passiamo a Nicola Franco. Concludo, non serve un presidente della BCE a 40-50 mila euro al mese, non so neanche quanto guadagna, neanche mi interessa, perché alla fine è veramente scandaloso, è un'offesa alla povertà, per dire che per insomma risolvi il problema bisogna aumentare i tassi. Per battere l'inflazione bisogna aumentare i tassi di interesse, cioè veramente la cosa è ridicola, è una cosa che sappiamo da sempre e purtroppo tutti i paesi dell'Unione Europea stanno andando verso la recessione, perché purtroppo non è questa la terapia giusta, diciamo. Io rimango basito, insomma è un momento molto difficile per tutto il mondo e soprattutto per l'Europa, che fa preoccupare tutti. Io non sono un esperto in materia, veramente fa preoccupare tutti. E concedimi una cosa, Luca, e concludo. Prima ho dimenticato di ricordare. Mi piace oggi... che concludi sempre, però parli sempre tu. Concludo veramente. Oggi sono i 30 anni di anniversario della morte di Don Puglisi. Noi lo dobbiamo ricordare, sì, si è parlato di Don Antonio Coluccia, augurando che Don Antonio non faccia la stessa fine. Speriamo di no. Che lo Stato ci sia sempre di più. Voglio dire agli ascoltatori che possono chiamare il 320-2393-833 per scrivere qualche messaggio rispetto alle problematiche che loro hanno nella nostra città, e noi risponderemo ovviamente con la classe politica e con la nostra trasmissione. Un saluto a degli amici che mi stavano scrivendo sul mio telefono personale, a Raffaele, a Romano, sono nostri ovviamente i nostri fans di questa trasmissione, li ringraziamo, soprattutto sono i cittadini che spesso si rivolgono a noi per risolvere qualche problema. Però andiamo da Nicola Franco. Prego Nicola. Sì, no, io volevo un attimo riportare... tutti alla ragione, perché ricordiamo che Giorgia Meloni, il governo di centrodestra, è in carica da 11 mesi. Certo. E quindi oggi, se io mi sento dire perché non si insomma i salari sono bassi, sono fermi, no, agli anni che furono, io ricordo che insomma ci sono alcune forze politiche e ci sono rappresentanti anche qui dentro che hanno governato gli ultimi almeno 10 anni, insomma, no? Tra cui, ecco, il Movimento 5 Stelle aveva anche il proprio leader Conte, che è stato il premier. Quindi ora si chiede il salario, no, però io dico, oggi si chiede il salario minimo, si chiede di alzare insomma gli stipendi, legittimo, però io vi faccio una domanda, ma perché non è stato fatto quando quelle forze politiche avevano non solo il proprio leader premier ma stavano al governo? Adesso tutto questo viene chiesto a Giorgia Meloni, che per carità ha aperto anche insomma una discussione, l'ha aperta con tutti, adesso bisogna aspettare insomma quello che uscirà fuori. Però anche lì, quando si fa un programma elettorale, e torniamo a noi, perché magari spieghiamolo un po' ai cittadini, tanto noi che facciamo politica, anche noi quando facciamo un programma elettorale, soprattutto se provieni dall'opposizione, tu fai senza sapere i numeri. Quando poi arrivi al governo... e prendi atto dei danni veri, perché il 110, ce lo vogliamo dire o no, che ha lasciato un buco sulle casse di questo paese. Sei finanziere, ha detto Giammeloni da Bruno Vespa ieri. E quello lo abbiamo ereditato 11 mesi fa. Non è che mi sbaglio, Giammeloni diceva che andava sostenuto il super bonus in campagna elettorale. Allora, ve lo ricordate questo? Andava sostenuto, eravamo parole sue, il super bonus va rinnovato e sostenuto. Oggi ha cambiato improvvisamente l'idea.
Cioè, il super bonus, tutti si sono battuti per anche la Meloni. Tutti. E allora voglio dire, oggi di che Salvini, parla? Anche ok, però facciamo parlare di Nicola Franco un secondo. Bene, Ferrara ha fatto una giusta osservazione. Andava fatto anche perché non è che lo stiamo facendo solo noi, c'è tutta Europa che lo sta facendo. Addirittura c'è la Germania. Però vi fermo un secondo perché abbiamo in collegamento due persone. L'abbiamo fatto noi. Allora, abbiamo in collegamento due persone molto importanti per questa trasmissione, proprio per questo blocco. Ovviamente parliamo di Gabriele Ferrieri, presidente Angi. Benvenuto Gabriele Ferrieri. Ciao carissimo, ben trovato, un caro saluto a tutti. Grazie Ferrieri, commercialista, giovane imprenditore, insomma una persona di un spessore molto alto e poi è un cittadino romano, quindi per noi un piccolo grande vanto. Poi abbiamo in collegamento Alessandro Zavalloni, segretario nazionale FEGICA Benzinai. Benvenuto. Buonasera a tutti. Insomma, questo momento è colpa vostra, è colpa del governo, perché la benzina è schizzata quasi a 2 euro in tutti i distributori che incontriamo a Roma e soprattutto poi fuori ancora di più. Zavalloni. Ma intanto mi sembra poter dire che finalmente, dopo lunghi mesi di presa in giro sostanzialmente della gente, è sotto gli occhi di tutti, ormai è chiaro che non è colpa certamente dei benzinai, né furbetti o meno che furbetti, piuttosto che speculatori. Abbiamo avuto una serie di verifiche, compresa quella del cartello dei prezzi medi, che doveva risolvere il problema, eliminare i furbetti. Dal 1 agosto obbligatorio, dal 1 agosto i prezzi sono aumentati di 10 centesimi mediamente tra benzina e gasolio. Quindi intanto sombriamo il campo da una cosa di questo tipo. Il prezzo dei carburanti, come è noto a tutti, soprattutto dovrebbero sapere un conto, parlare liberamente al bar del quartiere, di fronte a un caffè, a un bicchiere di vino, un altro conto che lo dica qualche ministro, il prezzo della benzina dipende dalla speculazione dei benzinai, che indipendentemente dal prezzo che viene fissato, come tutti sanno, dalle compagnie petrolifere, dai proprietari degli impianti, guadagnano sempre esattamente lo stesso margine, 3,5 centesimi al litro. Deve essere chiaro questo, ormai credo. In questa bagarre politica, non di questa battaglia politica contro i benzinai in qualche modo, e contro l'aumento che ha fatto Giorgia Meloni all'inizio, insomma, qualche mese fa, sull'aumento speculativo della benzina. Ma quello è semplicemente stato il modo per coprire le decisioni. Decisioni che sono legittime di questo governo come di ogni altro governo. Il governo di per sé, indipendentemente dalla maggioranza, ha il dovere e la responsabilità di allocare risorse dove meglio crede. Ne deve assumere però la responsabilità senza scaricare a qualcun altro. Così come in questo momento, deve essere chiaro a te, mostra un po' la corda il fatto che non si toccherebbero le accise, perché sennò andrebbe a premiare i proprietari delle Ferrari, come se la povera gente dovesse essere contenta che la benzina e il gasolio stanno sopra i 2 euro, perché così anche i ricchi piangono. Mi pare di poter dire che quello che il governo, questo o qualunque altro, intende fare, ne deve assumere la responsabilità. Spazio per abbassare le accise di 12 centesimi è dato dal fatto che, a partire dal 1 luglio, una serie di aumenti del prezzo internazionale, e quindi anche alla pompa, hanno dato alle casse dello Stato un surplus non previsto, e che è nelle condizioni di essere calcolato grosso modo intorno ai miliardi su base annua, quei 2 miliardi che possono abbattere di 12 centesimi più IVA i prezzi da qui alla fine dell'anno. Perché lo dico? Non tanto perché stiamo parlando che dovrebbero essere in qualche misura favoriti quelli delle Ferrari o quelli delle 500, ma il problema è un'emergenza nazionale sul piano economico. La benzina, però mi scusi, chi è che aumenta questa benzina? Perché poi alla fine stiamo arrivando a 2 euro al litro, no? Perché i benzinai non sono, lo Stato, il governo non può fare niente perché sta incassando, quindi in parte non fa nulla per questo, l'altra parte sono le compagnie petrolifere, anche loro stanno speculando. Perché speculano sull'aumento della benzina? E questa è la domanda che le voglio fare. Bedini, è sufficientemente chiaro, è semplice. Oltre il 60% del costo dei carburanti è accisa IVA, del rimanente 35-40% buonissima parte è il costo internazionale del prodotto, che come è noto è sotto una speculazione internazionale del tutto evidente. Le grandi multinazionali, le compagnie, i produttori, abbiamo assistito anche a dei ministri che cominciano a dire che la colpa sarebbe dell'OPEC perché sono amici dei russi.
semplicemente è un sistema internazionale che consente di fatto un monopolio e che quindi è nelle condizioni di non essere sotto il controllo dei singoli paesi, così come ovviamente anche dell'Italia. Il 10%, grosso modo, il prezzo al pubblico, quindi su 2 euro prezzo fatto, è quello che grosso modo costa nella filiera in questo paese, dalla raffinazione fino al benzinaio, e il benzinaio prende la parte residuale, come è noto. Quindi i prezzi aumentano. potrebbe fare di più pressione nei confronti di queste aziende petrolifere rispetto al benzinaio. Però la blocco un secondo, perché voglio andare su Gabriele Ferrieri un secondo. Scusi, la interrompo un secondo soltanto, vado su Ferrieri per capire la speculazione che è in questo paese, l'inflazione che sta aumentando a vista d'occhio. Gabriele Ferrieri. Grazie Luca. Innanzitutto è doveroso fare una premessa geopolitica, perché è importante rendersi conto della sfase economica che stiamo vivendo, non soltanto come Italia ma anche in Europa. Di fatto noi stiamo vivendo una fase che dagli economisti definiscono stagnazione, quindi c'è stato un rallentamento, se non un blocco, della crescita del prodotto interno lordo, che aveva avuto uno sviluppo positivo durante il primo semestre del 2023 e che ha portato invece a una diminuzione evidenziata in questo ultimo trimestre. Tra l'altro anche l'Istat ha evidenziato come a luglio c'è stato per la prima volta un aumento degli indici di disoccupazione, ad evidenziare quelle che sono state le situazioni di gravità che si sono poi evidenziate in modo particolare con l'inflazione e quindi con l'aumento generale dei prezzi. Oggi tra l'altro c'è stata una dichiarazione del presidente Christine Lagarde della BCE, che è stata costretta, seppur con una maggioranza risicata rispetto agli precedenti aumenti del costo del denaro, perché pur di cercare di abbassare l'aumento generale dei prezzi, è disposta a favorire questa stagnazione, questa stretta creditizia, questa difficoltà generale, pur però di abbassare l'indice dell'aumento dei prezzi, che dall'8,5% come picco che ha avuto nei mesi precedenti resta ancora oggi intorno al 5,3%. Quindi questo favorisce ovviamente le speculazioni, favorisce quella che è una crisi generale. Perfetto, perfetto, si è bloccato Ferrieri. Andiamo su Nicola Franco, su quello che stanno dicendo ovviamente gli esperti, i tecnici di questo settore. Insomma, mi sembra chiaro, insomma, non dobbiamo aggiungere altro. Quindi non è che manca la volontà da parte del governo, oppure Giorgia Meloni fece il video sulle accise e poi insomma questa è la situazione che noi abbiamo. Ci vogliamo aggiungere anche quello che sta accadendo con la BCE, che in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi ha alzato i tassi e ancora ieri è troppo, esatto. Uno, tre. Quindi è normale che, come dicevamo prima, se li prendi rimangono sempre gli stessi e rimangono bloccati al passato. Poi c'è una congiuntura che non è solo nazionale, ma è internazionale, come stava dicendo Ferrieri. Internazionale. È logico che in questo momento stiamo soffrendo tutti. Però si aspettava un piglio più forte, Giavilloni, ci aspettava un po' più di carattere, oppure si è troppo ammorbidita da quando è arrivata poi a fare la Presidente del Consiglio? Perché me l'aspettavo un po' più dura, onestamente, un po' più decisa sotto alcuni punti di vista. Non so, forse è una mia impressione. Giorgia sta facendo un lavoro anche a livello internazionale, perché lo vogliamo dire pure che l'Italia aveva perso un peso internazionale, eravamo diventati, sopra noi c'era Macron, c'era Magher. Beh, insomma, sta ha detto che doveva combattere. Ma poi sinceramente voglio dire, siamo onesti, è arrivata dicendo che sarebbe andata in Europa a sbattere i pugni. Ha scritto la finanziaria insieme ai falchi di Bruxelles, l'ultima, fa le politiche di Draghi, va in Francia. I francesi erano e va a braccetto con i francesi. Voglio dire, ha calato totalmente quello che era la sua visione precedente. È diventata conservatrice di quello che comunque era ereditato. Più moderata rispetto a come si assolutamente. Esatto. Ma voglio ricordare. Troppo moderata rispetto alla sua posizione. Mi ricordo che doveva battere il pugno fiscale. Lei aveva detto che una alla volta è andata in campagna elettorale a dire con un click diamo 1.000 euro a tutti gli italiani, andati in capitolare dicendo che aumentava le pensioni a 1.000 euro. Ha veduto, vai. Ha un po' esagerato. Fate finire Nicola Franco, fermi una volta. Ha un po' esagerato, la verità. Fermi, le persone a casa devono ascoltare. Fermi, Nicola Franco, perché dobbiamo finire. Sì, ma il Movimento 5 Stelle non può parlare di un secondo soltanto. Luigi, 3 minuti. Vai Nicola, chiudi il discorso, concludi. Mi viene da sorridere, perché stiamo mettendo sullo stesso piano Draghi, Conte e Giorgia Melone.
Meloni. Conte addirittura, voglio dire, neanche ci sedeva al tavolo con l'Europa, a differenza di Draghi. Insomma, Conte ha portato 209 miliardi a questo paese dall'Europa. Oggi 209 miliardi del PNRR. Fai venire poi il tetto, se no non si capisce nulla da casa. Vai. Giorgia Meloni non è che ha un riconoscimento solo europeo, è internazionale, perché non so se ve ne siete accorti, il lavoro che ha fatto in Nord Africa, quello che ha fatto con la Cina, l'unica che si è imposta anche sul discorso okay. della Venezuela. Quindi voglio dire, sta lavorando bene, insomma, sta morbida. Secondo me sta riportando in alto in maniera intelligente sta facendo lavoro particolare. Faccio rispondere a Gregorio perché almeno botta risposta sull'opposizione, vai Flavio e poi torno da Zavallo. Che diciamo che in realtà già Draghi aveva iniziato un grandissimo lavoro a livello di, diciamo, l'Italia è cresciuta moltissimo a livello internazionale. Sì. Con Mario Draghi, che dobbiamo riconoscerglielo, insomma, ha fatto delle grandissime battaglie. E poi giustamente, cioè, il tema è che la Meloni è partita urlando e poi quando però si arriva, e l'ha detto anche poi il presidente Franco, cioè quando poi ci si scontra con la realtà dei fatti, gli Stati Uniti non sono più brutti e cattivi, ma sono degli attori con i quali automaticamente in quello che sono naturalmente bisogna parlare. L'Europa è un, quindi secondo me quello che bisogna imparare è che Mario Draghi ha fatto un grandissimo lavoro e che probabilmente bisogna essere un po' meno, diciamo, urlatori, populisti, 1.000 euro con click eccetera, e parlare più con serietà. E quello è il problema, perfetto, però. Cioè, noi votiamo qualcosa che poi non vorremmo che stesse al governo, e allora c'è un problema di chi va a votare. Assolutamente, assolutamente, di chiarezza nel proprio discorso, la propaganda elettorale. Però torno da Zavalloni, ovviamente, per concludere questo blocco, segretario nazionale FGCA Benzinai. Quindi cosa chiede al governo? C'è una proposta? Volete dire qualcosa? Prego. Noi siamo convinti che ci sia, come dicevo prima, che ci sia lo spazio economico per fare un intervento. Perché serve, questa è un'emergenza, perché la benzina non solo pesa nelle tasche dei consumatori che ogni giorno vanno a fare il rifornimento, ma pesa, come è stato appena accennato prima da qualcuno, ma pesa anche sull'inflazione, perché fa lievitare i prezzi dei beni, dei servizi essenziali per tutti quanti, per tutti i cittadini. Certo. E questo ovviamente la ringrazio. La ringrazio Zavalloni, grazie per l'appello, grazie per la sua presenza qui in studio. Quando vuole può sempre intervenire alla Voce di Roma, perché vi aspettiamo ovviamente con le vostre idee, le vostre anche proteste sotto alcuni punti di vista. Però dobbiamo concludere questo blocco e dobbiamo dare spazio ai nostri amici sponsor. La Voce di Roma, gente comune, con Luca Bedini. La Voce di Roma, gente comune, con Luca Bedini. Eccoci noi qui a Radio Roma, collegati alla Voce di Roma, trasmissione molto calda, gli ospiti, il dibattito continua sempre, anche a telecamere spente, quando c'è la pubblicità. E questo ci piace perché uno evidentemente ha passione per quello che fa. Però voglio tornare al collegamento con Prete Ferrieri, perché stavamo dicendo che bene, non c'è? Perfetto, allora lo salutiamo qui da Radio Roma, ovviamente il segnale non era granché, ma ci risentiamo prossimamente molto presto. Però torniamo su un argomento molto importante, parlando di violenza ai tassisti, insomma questi tassisti in questo momento, porelli o povere persone, vengono discriminati in qualche modo, vengono sempre aggrediti, no? Insultati, e fanno un servizio pubblico, ma diciamoci anche che i tassisti fanno un grandissimo lavoro per la città di Roma. Nicola Franco. Sì, beh, insomma, anche in previsione di quello che sta per accadere, quindi il giubileo e i tanti turisti che arriveranno, quindi il servizio è un servizio pubblico, è un servizio importante. È logico che poi, essendo un lavoro dove sei diciamo, in mezzo alla strada, è logico che possono capitare, insomma, voglio dire, è scritto nella storia questo, non è in questo periodo, è accaduto anche in passato. Poi abbiamo anche un discorso che va regolamentato anche in questo, perché poi abbiamo il problema NCC e quindi i tassisti quelli veri, ma abbiamo anche molti, insomma, che lo fanno in maniera abusiva, quindi secondo me lì c'è bisogno di una maggiore attenzione, soprattutto in virtù appunto del giubileo e di questa grande frequenza adesso che arriverà, diciamo, a Roma. Quindi, 45 milioni di turisti sono previsti per il giubileo, insomma, tante persone. Se pensiamo che abbiamo una rete, insomma, di trasporto che ancora è molto fatica indietro, ad entrare, quindi sicuramente verrà utilizzato. Si aspettava qualcosa in più da questa giunta comunale, dalla giunta Gualtieri, per i soldi, per i fondi che ci sono? No. Ma guarda, allora, diciamo che proprio in previsione dei grandi eventi, perché noi abbiamo in ballo ancora Expo, quindi non ce lo dobbiamo scordare, però sappiamo bene che essendo italiani e vivendo in questa città Roma, complessa tra archeologia e tanta burocrazia, oltre il 60% dei beni archeologici sono in questa città, tanta roba andava programmata prima. Io adesso non ho
più notizie della famosa tramvia Metro G, che pure doveva essere pronta entro il 2025, ma sembra che sia sparita insomma anche quella. C'è il prolungamento della Metro C, ma insomma non vedrà luce sicuramente neanche l'apertura della fermata Colosseo entro il Giubileo. Quindi secondo me siamo molto in ritardo, insomma. Molto in ritardo, però molto chiaro, ha veduto, però insomma questi tassisti, per colpa anche di mass media che ne parlano sempre male, no? Perché poi culturalmente sta nascendo proprio, no? Un odio contro questa corporazione, contro questi lavoratori. Perché siamo arrivati a questo, queste aggressioni, soprattutto di quella donna qualche giorno fa, no? Che è stata così picchiata da due uomini, un tassista donna. Io vorrei volare alto, Luca. Dobbiamo parlare di aggressioni, perché i tassisti fanno un lavoro a rischio come i finanzieri, i poliziotti, i carabinieri, come l'operaio di qualunque genere, l'autista dell'ATAC, cioè è un lavoro a rischio come tanti. Certo, non dovrebbero avvenire le aggressioni, purtroppo qui si va sempre sullo stesso discorso, il famoso problema della mancanza certezza della pena. Dulcis in fundo aggiungiamoci anche che la Cartabia, spero che ci sarà la riforma della giustizia, spero che Fratelli d'Italia, la Meloni, farà immediatamente la riforma della giustizia come ha promesso, altrimenti io non voterò più. Anche perché non mi candido più e non voto danni, più. Devono danni fare la riforma della giustizia, sì, devono eliminare la Cartabia, perché è vergognoso che la vittima debba denunciare, altrimenti se tu, agente di polizia giudiziaria, in flagranza di reato, fermi, arresti un individuo, se non vi è la conseguente denuncia da parte della vittima, il reato non esiste. Cioè il lavoro delle forze dell'ordine ogni giorno viene delegittimato, lo dobbiamo urlare a gran voce. I carabinieri, i finanzieri, i poliziotti sono stanchi, vi farei leggere i miei gruppi WhatsApp, sono stanchi di essere delegittimati, è assurdo. Luca. Molto chiaro, molto chiaro. È assurdo che un carabiniere venga picchiato, gli viene rotto il setto nasale e per giusta punizione gli danno l'obbligo di firma e rimesso in libertà. È certo. Vergognoso, non è uno Stato moderno, democratico, giusto, equilibrato. Scusate. Perfetto, vado ovviamente da Carlo D'Alessandro, Fondo Tutela Taxi, collegato da remoto. Ci sei, Carlo? Tutti ai vostri ospiti, grazie per l'invito. Sì, in effetti questo è un periodo che, come hai detto tu, forse anche per una campagna stampa a volte anche denigratoria, ci vede al centro dell'attenzione e oggetto purtroppo di aggressioni, e come diceva bene il dottor Avveduto, noi sicuramente svolgiamo un lavoro delicato, difficile, a volte in condizioni veramente di difficoltà. Vorrei ricordare gli ultimi episodi, l'ultimo del 3 settembre scorso, dove una nostra collega in pieno giorno, in pieno centro, quindi piazza della Chiesa Nuova, è stata aggredita da un gruppo di baluardi che le hanno danneggiato la vettura e hanno cercato di prenderle le chiavi per, immagino, sottrarre la macchina o rubare gli oggetti che contenevano. E la collega è sotto shock, insomma, quindi sono delle situazioni davvero incresciose. Ma la cosa brutta è, come diceva appunto il dottor Avveduto, che questo è uno spaccato di quello che ormai succede dappertutto e in ogni momento, perché probabilmente c'è un problema più generalizzato, non solo inerente alla nostra categoria, che si è esposta a certe situazioni, soprattutto nei turni notturni o le nostre colleghe che magari sono ancora più esposte rispetto a noi uomini. C'è stato, per esempio, nel maggio del 2015 una collega che in pieno giorno è stata portata a Piana del Sole, non so se ricordate, ed è stata stuprata, anche questo in pieno giorno. Insomma, sono delle situazioni che purtroppo dobbiamo metterci un freno, e questo purtroppo non si può fare se non si provvede con un sistema giudiziario che sia veramente un deterrente rispetto a certi fenomeni. Perché oggi gira della gente che per 60, 70, una collanina o qualsiasi cosa, per pochi spicci, sì, ti ammazza, ha detto bene, ti ammazza. Quindi non è un problema culturale, ma è sempre un problema di giustizia, anche lei sta dicendo questo, insomma, non c'è un problema di comunicazione che incide sulla poi il fenomeno dell'aggressione o dell'aggressività nei confronti dei tassisti, è un problema proprio istituzionale della giustizia, è questo quello che sta dicendo D'Alessandro? Io distinguerei due piani. Secondo me a volte c'è un odio sociale instillato da alcuna stampa, per altri motivi nei confronti di alcune categorie che vengono messe all'indice per altri motivi che sono ben diversi dal servizio piuttosto che da altre questioni. Altra cosa invece è la criminalità diffusa che purtroppo persiste nelle nostre città
e che secondo me appunto ha un livello superiore che prescinde da quello che è il lavoro che facciamo noi, piuttosto che gli autisti dell'ADAC, piuttosto che Perfetto. persona che Molto parla chiaro, la interrompo perché purtroppo il tempo è poco. Grazie per la sua testimonianza. Faccio un giro in studio perché questo blocco si concluderà, che abbiamo un'intervista con l'assessore alla mobilità Fabrizio Ghera. Però vado da Flavio Tegori proprio su questo punto perché gli assisti hanno paura. Perché? Sì, oltretutto io faccio una chiesa che dove è stata aggredita è esattamente dove abito io, Sì. quindi conosco molto bene quella zona e c'è un problema di sicurezza in quella zona, nonostante sia piano centro. Purtroppo c'è un'aggregazione di persone che si trova lì, c'è un degrado totale perché stanno anche facendo i lavori della metropolitana, ma non soltanto, c'è per terra vetro, ci sono risse, sono accoltellati diverse volte. Quindi in realtà il problema è non soltanto della tassista, ma anche noi cittadini che andiamo lì, anche il supermercato che c'è lì in zona, entrano dentro, ci sono diversi operatori del supermercato che hanno paura, quindi ci sono una serie di problematiche proprio anche inerenti alle zone dove stanno e lì Sì. c'è un'aggregazione che è molto complicata. Quindi il problema è anche dei cittadini che vivono lì. Quindi logistiche dei cittadini che vivono in Esatto, questo io non passo territorio. più in da quella parte lì, entro da un'altra parte perché non mi piace, per esempio, la sera, ma anche in pieno giorno perché si creano delle situazioni molto brutte. Quindi siamo davanti a Chiesa Nuova, Quindi quindi c'è proprio anche in pieno l'insicurezza anche al centro centro storico di c'è Roma, una insomma. completa insicurezza da questo punto di vista. Quindi questo lo segnalo perché ci dobbiamo lavorare insieme, perché non è possibile che i cittadini non possano più passare per un Certo. luogo. E il tema sicuramente è quindi di aumentare la sicurezza, perché secondo me non è, le persone, soprattutto che lavorano a contatto col pubblico, sono sempre più sottoposte a quelle che sono delle problematiche che purtroppo tutti quanti noi vediamo sotto gli occhi. I tassisti dell'autobus spesso vengono picchiati, i tassisti uguale, quindi noi dobbiamo cercare sia. È vero che la comunicazione c'è un problema, no? Perché naturalmente aumenti un certo tipo di Si odio. fomentano alcuni E questo atteggiamenti di come si alcuni fa? personaggi, insomma. Finisco questa cosa Sì. con una chiesa molto veloce, anche aumentando, secondo me, il tipo di le licenze. Noi andiamo di fronte a tantissime persone che arriveranno a Roma, quindi aumentarle di un 20%, perché naturalmente oggi, per esempio, io passavo, non c'erano taxi, ma non è colpa loro. Loro lavorano anche di più. Per esempio, un tassista l'altro giorno era talmente stanco che si è addirittura addormentato e ha fatto un incidente. Allora il tema Esattamente. è aumentiamole. Molto chiaro. Paolo Ferrara a concludere questo blocco, prego. Assolutamente credo che l'indice di criminalità che si sta alzando sta creando problemi a tutti quelli che sono esposti comunque a contatto con la comunità. In questo caso i tassisti, so che molti non vogliono addirittura andare in alcune zone di Roma perché comunque rinunciano magari alla corsa perché sono ambienti pericolosi. Ecco, a Milano sto vedendo che si sta parlando di telecamere nei taxi e di separazione della cabina del guidatore. Adesso non lo so se sono soluzioni utili. Sicuramente in questo caso il presidio è importante e bisogna comunque dare a quei territori che sono problematici più spazi delle forze dell'ordine. Ecco, se dobbiamo pensare Assolutamente. solo al centro storico, in alcune zone più Al presidi centro delle storico. forze. Al centro storico sicuramente, però è chiaro che se vai in una periferia dove non c'è l'illuminazione, in strade comunque più che non sono abitate, è chiaro che lì La i reati difficoltà aumenta sicuramente la possono essere sicurezza. commessi in modo Allora, più ringraziamo libero. Paolo Ferrara, Movimento 5 Stelle. Grazie a Grazie voi. di essere stato qui alla Voce di Roma. Grazie a Paolo Ferrara. Grazie. Un grazie a Flavio De Gregorio di Azione, capogruppo al Campidoglio. Grazie. Buona serata. Andiamo Luca, a salutare. scusami, Vai, Luigi è veduto. Veloce che c'è forse che mi sta subito, pressando. scusami Fabrizio, in ogni trasmissione indosso questa maglietta. Che la strada non porti alla morte, visto che parliamo di tassisti, parliamo di strada, parliamo di sicurezza stradale. Da portavoce dell'Associazione Vittime Ok, della Strada, voglio 30 ricordare secondi, che guarda, mi mancano sto migliaia sforando. di uomini delle Grazie. forze dell'ordine e che non ci sia un taglio alla voce sicurezza nella Grazie a prossima Luigi Abeduto, finanziaria. Associazione Nazionale Carabinieri, gruppo misto in politica. Andiamo a salutare il presidente, grande lottatore, grande uomo civile per bene del municipio Sesto di Torbella Monaca. Grazie a Nicola Grazie a voi. Franco. Grazie. Adesso un contributo. Vai con il video. Quanto ci costano i libri? 500 euro per ogni figlio. Ma la fine degli studi gli garantiscono un posto fisso, però. Vabbè, comunque, sta storia che lo studio è importante è una diceria. Dici che a 13 anni è un po' troppo piccolo per far burlatore, eh? Però possiamo comprare i libri usati. Sono cambiate le versioni dei libri. Che cosa hanno scoperto di nuovo recentemente? In un anno mi ci puoi aggiungere un paragrafo, una paginetta. Tu mi fai comprare il libro usato e mi ci aggiungi il fascicolo. Cioè, non è che posso comprare un libro nuovo per una scoperta. E che cazzo? Che cosa è cambiato in latino in un anno? Perché fai la versione nuova? Ma Cicerone e Catullo non sono morti. Li mantengono in vita con le macchine per fargli fare le versioni dei libri nuovi. Da quest'anno non si dirà più. Ad maiorem mego iones, libro nuovo. Se non studi, ma magari sai fare qualcosa, un posto di lavoro lo trovi. Se proprio non sai fare nulla, sei incapace e vuoi avere un grandissimo posto di lavoro senza la laurea in Italia, far politico.
Eccoci qui, siamo collegati con l'assessore alla mobilità, ai rifiuti, insomma tante deleghe per una persona che fa politica di anni e che ricopre un ruolo molto importante nella Regione Lazio, ma ha avuto anche ruoli come assessore al Comune di Roma. Parliamo di Fabrizio Ghera, benvenuto. Grazie Luca, buonasera. Buonasera a lei assessore, insomma ho visto che il suo lavoro sta diventando difficile, insomma ci sono molte situazioni da sistemare perché insomma il Cotral è un pochino in agitazione. Qual è la motivazione per gli scioperi che stiamo vedendo in questi giorni, assessore? Sì, diciamo che i problemi sono tanti, ne abbiamo trovati molti, però è importante che con tenacia, ostinazione e con la collaborazione di tutti si possano risolvere i problemi. Le tematiche sono diverse, c'è la tematica della Roma Lido e Roma Viterbo, che la tematica del ferro, queste ferrovie concesse che sono state cedute dal comune alla regione. Bisogna ovviamente fare il massimo possibile perché i disagi siano contenuti, perché ci saranno inevitabilmente fino a che non arriveranno i treni nuovi e i lavori non saranno fatti. Per quanto riguarda le tematiche ovviamente sindacali, è giusto che poi ci sia un dialogo tra l'azienda e i sindacati. I sindacati rappresentano i lavoratori e devono in qualche modo trovare le soluzioni migliori per garantire a loro sia la sicurezza che il miglior modo di fare un servizio, però non bisogna dimenticare che poi va dato un lavoro all'utenza, quindi vanno comunicate tutte le esigenze che poi ci sono cittadini del Lazio, nostra regione, di Roma Capitale per quanto riguarda ad esempio la Roma Lido, ma comunque anche per quanto riguarda il resto della nostra bellissima regione, anche con la Roma Viterbo, e aggiungo con la tematica purtroppo di RFD Trenitalia, che in questi giorni sta creando grandi disservizi ai nostri concittadini, e per cui la regione ovviamente è presente, applicherà le penali conseguenti appunto a questi disservizi, alle corse troppo soppresse, però comunque un lavoro da fare e un controllo che gli uffici regionali stanno svolgendo. Molti cittadini si iscrivono per la tratta di Roma Nord, no? Che ha tantissime difficoltà, le corse che saltano in continuazione, che sono sempre spesso in ritardo e poi sempre con un'affluenza molto forte, quindi c'è poco spazio per i cittadini che viaggiano. Come si può risolvere questo problema che è molto sentito dai cittadini romani, assessore? Adesso si aggiunge sia la tematica della cosiddetta ferrovia concessa che esercita da Cotra a quello che, come dicevo prima, sta succedendo in questi giorni per il consumo anomalo dei cosiddetti bordini, però è una problematica quella che riguarda RFI e Trenitalia, e quindi sono situazioni da affrontare con una grande attenzione. È chiaro, noi stiamo chiedendo il massimo sforzo a tutti per trovare le soluzioni adeguate e risolvere i problemi. È chiaro che la Regione in questo caso può applicare, come dicevo, sicuramente le penali, oltre che fare tutta la pressione. Noi siamo visti ad agosto, inizio agosto, fine agosto, ci sentiamo quotidianamente con gli uffici regionali e i dirigenti, soprattutto di Trenitalia, per trovare le soluzioni adeguate. Per quanto riguarda appunto le linee Roma Lido e Roma Viterbo, c'è uno sforzo importante da fare, ci sono dei finanziamenti che sono stati erogati, assegnati, altri che ne stiamo trovando, perché stiamo anche cercando di trovare soluzioni per avere più fondi per mettere a posto e trovare ovviamente soluzioni per i cittadini della nostra regione per fare i lavori adeguati e acquistare nuovi treni, ovviamente per quanto riguarda la nostra competenza. Quindi ha trovato grandi difficoltà, insomma la giunta Zingaretti gli ha lasciato tanto lavoro da fare, da svolgere, è così assessore? Beh, sicuramente sul tema più specifico di cui parlavamo ci sono stati mancati investimenti nel corso degli anni, dei decenni possiamo dire, quindi non è solamente un problema forse negli ultimi decenni, poi per quanto riguarda le ferrovie concesse c'è una responsabilità anche precedente dei mancati investimenti da parte dell'amministrazione comunale di Roma. Oggi comunque, senza fare polemiche sterili che non servono a niente, bisogna trovare le soluzioni nel più breve tempo possibile, anche collaborando con i comitati, con i cittadini. Oggi abbiamo fatto una riunione con i comitati appunto della Roma Lido e la Roma Viterbo per dare un segnale di disponibilità ai nostri concittadini e trovare le soluzioni adeguate. Oggi dobbiamo cercare di limitare i disagi che saranno presenti per almeno un paio d'anni per quanto riguarda queste tratte, perché appunto bisogna attendere le consegne di nuovi treni, bisogna attendere i lavori che farà la rete ferroviaria italiana, la RFI, appunto su queste tratte. Bisogna essere tenaci, insistere, non magari abbattersi per problemi che ci saranno inevitabilmente, ma l'abbiamo programmato e l'abbiamo detto la prima cosa che quando siamo arrivati: non promettiamo niente a nessuno, solo un grande impegno per trovare le soluzioni che purtroppo in questi anni non ci sono state. Quindi oggi stiamo facendo un lavoro in rimonta, però la rimonta alla fine con costanza e con impegno si riesce a fare e trovare le soluzioni adeguate.
Passando alla delega sui rifiuti, ovviamente le chiedo la sua posizione sul termovalorizzatore, che sembra che a Roma abbia qualche ostacolo, sapendo che ovviamente Gualtieri è commissario straordinario per questo settore. Prego, Assessore. In generale il tema dei rifiuti non può essere in qualche modo affrontato dalla fine, cioè dagli impianti. È chiaro, per chiudere il ciclo c'è bisogno di discariche o di impianti tipo questi, che sono di fatto inceneritori di vecchia generazione, ma al contrario bisogna partire dall'inizio, cioè bisogna diminuire la mole di rifiuti prodotti e aumentare la mole di rifiuti trattati, ad esempio con differenziate, riciclo, riuso e gli impianti che possono ridurre il materiale, perché una cosa è portare poi alla fine del ciclo dei rifiuti tonnellate e tonnellate, migliaia di tonnellate di materiale, e questo crea dei problemi grandissimi. Altra cosa invece è cercare di fare adeguatamente e potenziare la raccolta differenziata e tutto quello che ne consegue, quindi rendere il circuito virtuoso, anche andando a ragionare sugli impianti di nuova generazione che producono sempre meno rifiuti. Poi il tema degli scarichi, purtroppo sappiamo bene che è molto molto delicato, perché negli anni sono state gestite male, hanno creato inquinamento, problemi, quindi anche da questo punto di vista va fatto un grande sforzo. Noi siamo tendenzialmente contrari agli impianti eccessivamente grandi, perché creano, e lo inseriremo nel piano di rifiuti, l'abbiamo detto durante anche la campagna elettorale che ci ha visto vincere alle regionali, perché ad esempio si crea il tema dei cittadini che magari in una singola provincia, in un singolo sito, vanno ad avere magari rifiuti, non dico tutta la regione, ma quasi. Questo va evitato, andrà evitato nel corso del tempo. Bisogna fare in modo che i territori siano autosufficienti, quindi quello che produco io nella mia provincia, nella mia città, devo cercare di gestirlo ovviamente con però impianti che siano di dimensione non esagerata, perché se poi come piccoli, più piccoli insomma, non troppo grandi, tipo Malagrotta, che era una volta, ricordiamo, dove venivano di fatto scaricati quasi tutti i rifiuti del Lazio, del centro Italia. Credo che sia un modello sbagliato, che ovviamente poi i cittadini non tollerano e si crea un cattivo servizio con le amministrazioni. Ad esempio puntare sulle amministrazioni locali, coinvolgere i sindaci, coinvolgere anche in tutta la regione Lazio, abbiamo tante aziende che trattano rifiuti pubbliche, e quelle potrebbero partecipare dai comuni, e quelle potrebbero dare un primo aiuto. Credo abbia fatto delle riunioni anche importanti nel corso di queste settimane, per cercare anche di ascoltare quelli che hanno competenza nel settore dei rifiuti. Faremo un nuovo piano rifiuti, lo stiamo iniziando ovviamente a pensare insieme ai cittadini, ai comitati, agli esperti, a chi ovviamente su questo può darci una mano, e siamo ben lieti di ricevere tutti i contributi. È un percorso che durerà per forza non pochi giorni, ma alcuni anni. Poi è chiaro che per quanto riguarda la prima domanda, la sua domanda è la competenza è del Comune di Roma, che in questo momento ha un commissariamento. Se fosse stata possibile la scelta da parte nostra, probabilmente appunto il tema di fare impianti eccessivamente grandi sicuramente crea un grosso problema di impatto con i cittadini dei territori ovviamente prospicienti questi impianti. Come mai la differenziata nei paesi limitrofi a Roma, nel Lazio, funziona molto bene, nella nostra città non ha mai quasi funzionato o funziona sempre male? È stata spiegata male? Sono stati impostati male i servizi? Perché Roma non riesce a raggiungere un livello alto di differenziata, secondo lei? Innanzitutto diciamo che nel Lazio molti comuni sono in fase avanzata, molte province hanno risultati importanti per la raccolta differenziata. E Roma probabilmente ha avuto purtroppo degli anni che sono stati persi. L'unico momento in cui la differenziata è aumentata è nel secondo periodo della giunta Alemanno, la seconda metà giunta, dove si è arrivato intorno al 40%, 40% con investimenti importanti da parte della regione. Noi stiamo cercando di trovare i finanziamenti adeguati per ridare nuovo impulso alla raccolta differenziata, perché vanno per forza di cose investiti anche dei fondi, perché fare la differenziata sicuramente ha un costo maggiore. Poi te lo ritrovi magari perché consumano meno materiali, si risparmia plastica, si risparmia carta, si risparmia alluminio e tutte altre materie che possono in qualche modo generare un indotto, e quindi bisogna investire. È facile magari fare una grande discarica, un grande impianto di incenerimento e gettare tutto lì, però tutti i materiali che potrebbero essere recuperati non si recuperano più, siccome sappiamo bene che la plastica deriva dagli idrocarburi, che non sono ovviamente inesauribili. È uguale, la carta sappiamo che viene presa dagli alberi, quindi dobbiamo evitare di consumarli anche per le future generazioni, perché una pianeta o anche la nostra
regione o la nostra nazione senza alberi non avrebbe nessun futuro, quindi anche quello deve essere un'attenzione importante, perché l'ecologia e l'ambiente partono da quello, con un utilizzo attento dei materiali, di tutti i materiali, cercando appunto di evitare sprechi che sono successi nel passato. È una cosa che può essere fatta anche partendo soprattutto dalle scuole, con l'educazione, con l'attenzione, e quindi bisogna per forza di cosa far sì che magari gli investimenti maggiori vadano verso questo canale. Poi è chiaro, non si riesce a recuperare e riciclare tutto, ma facendo questo ci sarà bisogno di impianti più piccoli e che creeranno inevitabilmente meno problemi. Roma in particolare, per la sua grandezza, la sua diversità, ci sono zone magari con case diciamo molto lontane, che addirittura possono essere equipate a zone residenziali o a zone molto popolari dove ci sono magari palazzi di 8-10 piani, quindi non è la stessa cosa, è una città poi molto grande, certo. Dove fare la raccolta differenziata c'è bisogno di investimenti importanti, purtroppo negli ultimi anni è evidente che non ci siano stati. Per questo riuscirà Gualtieri a fare il termovalorizzatore in questa città oppure no, secondo lei? Perché siamo quasi per concludere questa intervista, quindi volevo sapere la sua opinione, se Gualtieri riuscirà alla fine a portare a termine questo suo progetto, il termovalorizzatore. Questo dipende dal Comune di Roma, dipende dall'autorizzazione, da tanti problemi. Il ragionamento generale, appunto, se serve questo tipo di impianto con queste dimensioni, per, anche da un punto di vista trasportistico, bisogna trovare le soluzioni, perché non è automatico fare questo. Quindi il ragionamento di trovare le soluzioni migliori per la città di Roma, però se non si parte da quello che dicevo io, l'inizio del ciclo è un'altra cosa, quella eventualmente è la fine. Più materiali si riesce a recuperare, meno si deve portare materiale in discarica o negli impianti di incenerimento. Quindi questa è la nuova sfida, l'ambiente e l'ecologia si basano su questo. Ovviamente sarebbe facile gettare tutto in un impianto che brucia o come se c'era prima una discarica come quella di Malagrotta, e le soluzioni così sono scorciatoie, sono facili, però purtroppo ci sono poi danni per l'ambiente e dobbiamo cercare di trovare le soluzioni adeguate, ovviamente in sede scientifica, ragionando anche col Comune di Roma, seppur in questo momento il Comune di Roma è autonomo perché ha un commissariamento che è stato autorizzato dal governo Draghi. Assolutamente, voglio fare i complimenti perché lei, avendo quattro ruoli, insomma, in una persona sola come lei è sempre molto tranquillo e soprattutto risponde sempre al telefono, quindi è un uomo di territorio e questo a noi ci fa molto piacere, perché è una persona che ha dei ruoli importanti, una gestione importante di questa città, ma soprattutto una persona che risponde sempre al cittadino anche avendo un ruolo molto importante. È così, Fabrizio Ghera? La ringrazio, ovviamente ci provo, le ore del giorno sono quelle, diciamo che mi piace cercare di essere presente un po' tutti i territori. Adesso siamo ad Anagni, chiedo scusa per il collegamento, non sono in studio perché siamo ad Anagni in un incontro di aziende di trasporti private, comunque è una bella esperienza, cercheremo di fare il possibile per aiutare in qualche modo concreto la nostra regione, che è così bella, così importante, e può sicuramente generare dei percorsi di positività per i nostri concittadini. Noi la ringraziamo di essere stati qui, di essere stato qui alla Voce di Roma, a questa intervista per un'eccellenza del nostro territorio e della sua capacità di fare politica proprio in prossimità. Un ringraziamento all'assessore alla mobilità e ai rifiuti, insomma, a tutte le sue deleghe, Fabrizio Ghera. Grazie di essere stato qui con noi. Grazie infinite. Siamo per concludere questa trasmissione, siamo ai saluti, per vederci venerdì prossimo, sempre su Roma Radio Television. Non dimenticate che i sogni sono importanti, più si sogna e più si cresce. Da Luca Bedini e la Voce di Roma è tutto. La Voce di Roma, gente comune, con Luca Bedini.